Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta relativa alla risoluzione delle tracce del corso di preparazione per l'esame d'avvocato. In realtà è del corso, o meglio, dell'esame di avvocato e sono le stesse tracce che abbiamo oggi trattato alla lezione d'esame d'avvocato, che è una lezione, come diciamo sempre, molto ma molto diversa rispetto alla diretta pubblica che facciamo per tutti. Allora, diamo la possibilità e il tempo di entrare ai nostri studenti. Vedo già qualche primo commento dove viene indicato che si sente e si vede bene. Oggi abbiamo iniziato con un po' di ritardo perché la lezione del corso è stata molto sentita, anche perché ci avviciniamo a quelle che sono le date d'esame e proprio per questa ragione le domande dei nostri studenti aumentano nel migliore dei modi e sempre di più. Io sono l'avvocato Savarese, sono il direttore scientifico della scuola e naturalmente prima di passare la parola al collega, all'avvocato Torrese, faccio una piccola introduzione su quella che è la nostra offerta formativa, in particolare su quello che è il nostro corso e su quelle che sono le nostre proposte formative, perché oltre al corso noi proponiamo anche dei servizi aggiuntivi di cui adesso parleremo. Innanzitutto, voi sapete benissimo che ci troviamo un po' su tutti i canali social, ci troviamo sulla pagina Facebook dove ora siamo in diretta, che è Corsi di Formazione Giuridica 2023. Vi invito a mettere mi piace alla pagina, alla pagina Instagram che è Centro Studi Piero Calamandrei, al canale YouTube che è Centro Studi Piero Calamandrei e anche il nostro sito che è Centro Studi Piero Calamandrei. Sono tutti canali dove voi troverete tanto materiale gratuito, tanto materiale utile per la preparazione dell'esame d'avvocato e tutte le informazioni dei nostri corsi. Chi ci segue sa benissimo che noi abbiamo impostato un metodo vincente, un metodo che punta a far sì che voi possiate avere e creare un ragionamento logico giuridico attraverso la risoluzione delle tracce mediante l'utilizzo dei codici. Quindi noi principalmente nel nostro corso vi esercitiamo ad utilizzare i codici commentati. Vi invitiamo ad utilizzare i codici e vi insegniamo proprio ad aprirli, a spulciarli, a capire quali sono gli istituti e le sentenze da applicare al caso da trattare. Tra l'altro, chi ci segue dai canali social sa benissimo che abbiamo raggiunto una sorta di primato positivo, naturalmente, cioè quello di essere tra le prime scuole d'Italia con la più alta percentuale di studenti promossi per l'esame d'avvocato. Questo perché? Non perché siamo belli e bravi, ma sinceramente perché siamo costanti, siamo determinati. Infatti, vediamo come sono strutturati i nostri corsi di preparazione. Innanzitutto, partiamo dal corso d'avvocato. Il corso d'avvocato è un corso che si struttura con due lezioni a settimana. La lezione principale si tiene il sabato dalle ore 10 alle ore 14 e l'altra lezione infrasettimanale a orari serali, quindi a partire dalle ore 20, ore 21. Come vedete, sono orari estremamente comodi, sono orari flessibili, soprattutto per chi lavora. Il nostro è un corso e offre dei servizi soprattutto agli studenti che comunque lavorano e fanno dei sacrifici a seguire il nostro corso. E quindi proprio per questa ragione noi decidiamo di dare largo spazio in termini di orari per dare l'opportunità ai nostri studenti di essere seguiti nel migliore dei modi. Queste lezioni possono essere viste, possono
essere svolte mediante tre modalità. La prima modalità è quella della diretta live, quindi online, come stiamo facendo in questo momento, potete interagire, potete contattarci, fare domande, noi vi rispondiamo e quindi è una vera e propria aula virtuale, con l'unica differenza che voi comodamente da casa potete interagire e noi da qui vi rispondiamo. La seconda modalità invece è quella della differita, cioè le lezioni che noi facciamo possono essere riviste da voi in maniera illimitata, tutte le volte che volete, quando volete, dove volete, fino alla fine delle prove d'esame. E per prove d'esame, udite udite, non intendiamo solo la prima prova, ma anche la seconda. Cioè questo vuol dire che voi potete sfruttare queste lezioni anche per prepararvi per la seconda prova. Terza e ultima modalità è quella in presenza. Ovviamente per chi soprattutto è residente in Regione Campania c'è la possibilità di venire a seguire i nostri corsi anche direttamente in sede. Anzi, ne approfitto per salutare gli studenti oggi presenti in aula. Oltre a questo, ovviamente, il corso offre una serie di servizi aggiuntivi, serie di servizi per quegli studenti che si iscrivono al nostro corso entro un determinato termine, perché noi abbiamo inserito un numero di posti limitato. Vogliamo evitare delle aule caotiche, sovraffollate, dove alla fine non si capisce nulla della didattica. Ma preferiamo avere un numero ridotto di studenti, tale però da garantire qualità, efficienza e soprattutto interazione massima. Cioè chi segue il nostro corso, anche se si trova in un'aula con più persone, è come se lo seguisse individualmente, perché viene seguito, viene preparato. Infatti a questi servizi c'è il servizio del tutoraggio H24, cioè la possibilità di contattare un docente anche al di fuori delle ore di lezione. Quindi avete una domanda, un dubbio, un chiarimento, non dovete aspettare la lezione del sabato, lo potete fare già durante la settimana. Noi siamo famosi per essere stalkerizzati alle volte, no? Anche in orari notturni rispondiamo ai nostri studenti. Oltre al servizio del tutoraggio H24 c'è il servizio delle dispense. Noi forniamo del materiale didattico, quindi delle dispense ai nostri studenti, con i quali avete la possibilità naturalmente di prepararvi. Tra l'altro, chi si iscrive entro un determinato termine c'è anche una scontistica sul costo del corso, più la possibilità di usufruire delle convenzioni che abbiamo con le nostre librerie per l'acquisto di testi e di codici commentati. Detto questo, e questa è la struttura del corso, e ci tengo a specificare, il nostro corso è un corso che finirà a fine marzo, che però prevede delle lezioni che partono da settembre. Quindi voi avreste su una vostra piattaforma personale le lezioni che vanno da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, più tutto marzo che comunque dobbiamo ancora completare, quindi è come se effettivamente parliamo di 7 mesi di corso, da aggiungere poi al servizio di tutoraggio H24 più il materiale didattico. Quindi chi deve fare per esempio l'esame a giugno, a luglio, ma anche allo stesso maggio o aprile, può tranquillamente prepararsi con il nostro corso. Qualcun altro invece mi chiede, avvocato, ma siccome io ho la data d'esame a breve, quindi metà marzo, prima della fine di marzo, come posso prepararmi? Io vorrei essere preparato. La risposta è la seguente: noi diamo e offriamo l'offerta formativa delle lezioni individuali, cioè la possibilità di avere un docente con il quale preparate la prima parte, in questo caso con un pacchetto di lezioni che potete scegliere voi, che possono andare dalle 10, dalle 20, dalle 30, dalle 40 e dalle 50 lezioni. Quindi partiamo da praticamente un pacchetto di lezioni superiore che farete one to one, cioè noi vi assegniamo il docente e il docente poi procederà a prepararsi insieme a voi concordando quelle che sono le modalità. Tra l'altro, aspetto molto importante di questa preparazione sono le simulazioni,
voi potete esercitarvi con un docente, potete esercitarvi in questo caso con il docente, effettuare delle vere e proprie esercitazioni pratiche della prova d'esame. Quindi vi verranno assegnate tracce, voi andrete a simularle, avete la possibilità di poterle analizzare. Inoltre, anche in questo caso viene fornito del materiale didattico e questo metodo noi lo adottiamo anche per la preparazione della seconda prova orale. Infatti ci sono anche diversi studenti che vedo collegati e che saluto, che hanno preparato con noi la prima parte dell'esame d'avvocato e ora devono affrontare la seconda. Quindi in questo caso coloro che ci stanno ascoltando e sono interessati possono prepararsi appunto la seconda prova proprio con questo metodo, cioè con delle lezioni individuali mediante l'assegnazione di un docente che la scuola procederà ad attribuirvi. Ultima comunicazione, poi passiamo la parola all'avvocato Torrese per la risoluzione delle tracce di oggi. Riguarda invece gli studenti che devono sostenere l'esame nella prossima sessione. Molti studenti mi comunicano, mi chiedono se è possibile già iscriversi al nostro corso senza attendere l'inizio del corso che ci sarà per la preparazione della prossima sessione. E la risposta è assolutamente sì. E tra l'altro, come spiego sempre, ci sono dei vantaggi per gli studenti che si iscrivono sin da subito al nostro corso e non attendono l'inizio di settembre per prepararsi. Quali sono questi vantaggi? Innanzitutto, un vantaggio didattico, il fatto di potervi preparare in anticipo vi consente naturalmente di avere una preparazione maggiore rispetto ai vostri colleghi. Quindi sotto questo punto di vista avete la possibilità e l'opportunità di usufruire sin da subito delle nostre lezioni e dei nostri servizi, senza attendere settembre. Anche perché vi ricordo e lo sottolineo che tutte le nostre lezioni sono sempre rivedibili in maniera illimitata, cioè le potete rivedere tutte le volte che volete, quando volete e come volete. Motivo per il quale molti colleghi si iscrivono ora, sapendo che le lezioni le possono sfruttare anche per settembre, ovviamente sono già iscritti. Altro step importante è per quanto riguarda i costi. Lo studente che deve fare l'esame nella prossima sessione si iscrive adesso, è come se avesse il corso successivo gratuitamente, perché pagando un'unica volta, un'unica quota di iscrizione, è come se il corso successivo lo avesse in maniera del tutto gratuita. Queste sono tutte le informazioni che riguardano la preparazione dell'esame d'avvocato. Tra l'altro, ne approfitto anche per, prima di passare la parola al collega, perché vedo tanti studenti collegati e mi fa molto piacere, che il centro studi ha fatto una bellissima iniziativa, devo dire la verità, che è il prosieguo di un'altra iniziativa sociale importante che abbiamo fatto diversi anni fa, che riguarda gli studenti universitari e non solo, ma tutti gli studenti che purtroppo sono affetti da diverse malattie e collegate ovviamente anche a dei disturbi psichici, psicologici. Sappiamo che tanti studenti soffrono purtroppo di ansia, depressione per una serie di motivi, soprattutto collegati allo studio. E per questa ragione la scuola ha deciso di aprire uno sportello di supporto psicologico fatto da diversi professionisti che cercheranno in un certo qual modo di sostenere gli studenti che hanno queste problematiche. Ricordo anche che abbiamo regalato diverse borse di studio a ragazzi che soffrivano di questi disturbi, e siamo felici di poter dare una mano a chi ne ha bisogno, come facciamo sempre. Con questo, vi auguro buon fine settimana. Naturalmente, se ci sono delle domande o delle informazioni su quelle che sono le vostre richieste,
Potete tranquillamente contattarci sui nostri canali social e inviare una mail al centro studi Piero Calamandrei @gmail.com. Buon fine settimana. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, ringrazio intanto l'avvocato Savarese per questa splendida introduzione, per aver veramente reso moltissimi chiarimenti su quella che è la nostra attività didattica. Dunque, passiamo all'analisi delle tracce odierne, tracce veramente di enorme importanza. Però prima volevo solo dirvi una cosa, e cioè che questa settimana terremo due eventi di grande importanza. Lunedì sera alle ore 21 terremo un webinar in tema di responsabilità medica, profili civili e profili penali. E giovedì alle ore 21 terremo i nostri soliti aggiornamenti giurisprudenziali. Quindi vi raccomando di non perdere nessuno dei due eventi. Ovviamente al corso abbiamo approfondito moltissime tematiche, abbiamo parlato del tentativo di rapina impropria, abbiamo parlato dei rapporti tra l'azione di riduzione e la collazione, abbiamo parlato della applicabilità del retratto successorio in caso di donazione, buon pomeriggio Mattia, buon pomeriggio anche a Meris, buon pomeriggio Giovanna, Ilaria, Indira. Quindi abbiamo parlato di moltissime cose prima di passare alla lezione odierna. Noi invece ovviamente dobbiamo saltare tutto questo tout court e allora partiamo dal diritto civile. Chiedo alla regia, che ci dà supporto, di pubblicare la traccia. Traccia di enorme importanza in tema di vizi del consenso. Buon pomeriggio Vanessa. Allora, Mary, buongiorno e tanti auguri. È il compleanno di Mary, fatele gli auguri. Nel dicembre del 2022, Tizio acquista da Caio un bene immobile, in quel momento condotto in locazione dalla banca Alfa. Durante la fase delle trattative, Caio, pur senza mostrare mai il contratto a Tizio, gli aveva comunicato che la locazione aveva scadenza prevista per il gennaio 2030, ma aveva omesso di dirgli che in favore della banca Alfa era previsto il diritto di recedere dallo stesso senza giusto motivo, con preavviso di 3 mesi. Quindi, nel dicembre del 2022, Tizio ha acquistato da Caio un bene immobile che in quel momento era concesso in locazione alla banca Alfa. Durante la fase delle trattative, Caio aveva comunicato a Tizio che il bene in questione era allocato alla banca Alfa, gli aveva detto che l'allocazione scadeva nel 2030, ma non gli aveva detto una cosa molto importante, e cioè che la banca in ogni momento poteva recedere dal contratto di locazione senza giusto motivo e poteva farlo con un preavviso di soli 3 mesi. Nel marzo del 2023 la Banca Alfa esercita il suo diritto di recesso. Perdonatemi. Venuto a sapere per la prima volta dell'esistenza di detto diritto contrattualmente riconosciuto in favore della Banca Alfa, Tizio si reca dal suo legale di fiducia, al quale spiega che non avrebbe mai acquistato l'immobile in questione se ne fosse stato a conoscenza, a causa dei mancati introiti potenzialmente derivanti dall'esercizio dello stesso. Che sta dicendo la traccia? Che, a contrario di quanto forse voi potreste star pensando, il fatto che la banca in questione, l'immobile in questione, era allocato alla banca al momento della conclusione del contratto, è in realtà un vantaggio per l'acquirente. Perché l'acquirente che compra, l'acquirente che compra il bene sa con certezza che ogni mese riceverà
un canone locatizio, quindi un vantaggio. E allora il fatto che la banca all'improvviso, dopo 3 mesi, prenda e vada via, evidentemente crea un problema al soggetto, crea un problema a Tizio. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, premessi i cenni più agli istituti più rilevanti ai fini della risoluzione della traccia, individui la linea difensiva più idonea a tutelarne le ragioni. Dobbiamo, in altre parole, per comprendere qual è la soluzione prospettabile nella traccia odierna, comprendere se Tizio può agire nei confronti di Caio al fine di far sostanzialmente dichiarare che la sua condotta, la mancata informazione di Caio, abbia avuto un certo effetto, un certo peso rispetto alla stipula di quel contratto. Perché Tizio mi sta dicendo il fatto che Caio non abbia comunicato la circostanza relativa al fatto che la banca aveva questo diritto di recesso, mi ha procurato un danno. Quale danno? Mi ha portato a concludere un contratto che altrimenti non avrei concluso. Quindi la prima questione problematica è sostanzialmente capire se effettivamente la condotta maliziosa di Caio, quindi la mancata informazione resa da Caio, e cioè il fatto che Caio non abbia comunicato a Tizio che è vero che la banca aveva questo diritto di recesso, ma chiedo scusa, è vero che la banca era locatrice del bene immobile fino al 2030, ma poteva recedere in ogni momento e senza giusto motivo dal contratto, con un preavviso peraltro di soli 3 mesi, se questa mancata informazione rilevi ai fini della validità del contratto. In secondo luogo, la seconda questione problematica verteva su un altro aspetto di grande importanza. La traccia si sofferma su un aspetto, e cioè il fatto che Caio non aveva mai mostrato il contratto a Tizio. E del resto, se Caio avesse mostrato il contratto a Tizio, Tizio avrebbe agevolmente potuto comprendere che esisteva questo diritto di recesso ad nutum in favore della banca. Ora, il fatto che durante tutta la fase delle trattative Tizio non abbia mai chiesto a Caio di mostrargli il contratto di locazione, è un qualcosa che serve a connotare come negligente la condotta di Tizio, oppure è un qualcosa di irrilevante? In altre parole, Tizio ha diritto a essere tutelato anche se si è comportato in modo poco attento, tanto che non ha chiesto a Caio di mostrargli il contratto, oppure no? Perché vedete, esiste un antico brocardo romano, o meglio latino, secondo cui vigilantibus non dormientibus jura succurrunt. Cioè le leggi, il diritto soccorre, viene in soccorso di chi è vigile, non di chi dorme. E allora, Tizio che ha oggettivamente dormito, se non avesse dormito avrebbe chiesto copia del contratto di locazione a Caio. Ci si chiede se abbia diritto alla tutela giuridica o meno. Ovviamente da cosa si partiva? Io al corso ho spiegato in che modo era possibile individuare l'istituto che è il cuore della traccia. Non era così semplice. Chiaramente non posso spiegare in questa sede come trovare l'istituto fondante la traccia, però dovete sapere che un indizio che la traccia vi prospettava era il fatto che Tizio ci tiene a dire, quando si reca dal suo legale di fiducia, che non avrebbe mai acquistato l'immobile se fosse stato a conoscenza del fatto che il contratto di locazione dell'immobile prevedeva espressamente il diritto di recesso in favore del locatario. Questo non avrebbe mai acquistato l'immobile se fosse stato a conoscenza. È posto lì dalla traccia per farvi capire che l'omissione, la reticenza, la mancata informazione di Caio sostanzialmente ha fatto sì che Tizio concludesse un contratto che non aveva voglia, che non aveva volontà di contrarre.
E che dunque la maliziosa mancata comunicazione di Tizio debba effettivamente, di Caio, chiedo scusa, possa effettivamente operare come dolo. Ripeto, qui dobbiamo dare queste cose per assodato. Al corso ho avuto il tempo e il modo di spiegarle. Ora, al corso noi siamo partiti dai vizi del consenso, tout court in generale. E quindi oltre al dolo ho parlato dell'errore e della violenza, cose che qui non posso fare. Al corso però che cosa ho detto? Che la norma che fonda la disciplina dei vizi del consenso è l'articolo 1427, secondo cui il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto. Questa norma ci permette di comprendere che tre sono i vizi del consenso, ovvero l'errore, la violenza o il dolo. E se guardiamo alla collocazione di questa norma nel codice civile, siamo nel libro dei contratti, siamo nel titolo secondo, quello dedicato ai contratti in generale, a tutti i contratti, e siamo nel capo dodicesimo, quello dedicato all'annullabilità, noi possiamo tranquillamente affermare che questi vizi determinano l'annullabilità del contratto. Annullabilità che, come sapete, se avete seguito le mie lezioni fino ad oggi, è una delle due ipotesi di invalidità. Le ipotesi di invalidità sono due. Abbiamo la nullità e abbiamo l'annullabilità del contratto. Adesso, l'annullabilità è il vizio meno grave, perché come ben sapete, se l'accordo tra due soggetti manca del tutto, quindi se l'accordo è radicalmente inesistente, il contratto non è annullabile. Il contratto è nullo ai sensi dell'articolo 1418, secondo comma. Se invece l'accordo c'è, ma è viziato, perché una delle due volontà dei contraenti si è malformata, siamo dinanzi a un vizio del consenso. Quindi l'accordo c'è, il contratto non è nullo, ma quell'accordo è viziato. Quindi siamo dinanzi ad un contratto che non è nullo, ma è annullabile. E al corso ci siamo interrogati, ci siamo chiesti perché il legislatore in questa ipotesi abbia previsto la annullabilità del contratto, quando invece onestamente ben avrebbe fatto a prevedere la nullità. Abbiamo anche fatto un paragone con la rescissione, eccetera. Dunque, tre sono i vizi del contratto: l'errore, la violenza e il dolo. E li elenco in questo modo perché questo è il modo in cui elenca il 1427. Dovete però sapere che cosa? Che questa elencazione, dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, che fa l'articolo 1427, non è un'elencazione corretta. Non è corretta perché mettere la violenza tra l'errore e il dolo rappresenta un errore, scusate il gioco di parole. Intanto perché errore e dolo sono vizi molto molto simili. Il dolo è un errore indotto, l'errore è un errore spontaneo. E poi perché se vogliamo collocare i vizi del consenso su una scala di offensività, noi dobbiamo partire dal vizio meno intenso che è l'errore, per poi arrivare al vizio più intenso che è la violenza. Quindi è il dolo l'elemento intermedio. Ed è per questo che al corso siamo partiti dall'errore, siamo passati per il dolo e siamo arrivati alla violenza. Ovviamente in questa sede, per ragioni di tempo, io non vi potrò parlare di errore e di violenza, perché ci sarebbero 1 miliardo di cose da dire, ma vi parlerò solo e soltanto del dolo in modo sintetico. Dicevamo che l'articolo 1427 dice che il contratto è annullabile quando il consenso è stato carpito con dolo. Che vuol dire carpito? Carpito vuol dire ottenuto con astuzia, ottenuto con destrezza. Ora, il legislatore non ci definisce che cos'è il dolo, ma ci dice che il dolo è causa di annullamento del contratto, articolo 1439, quando i raggiri sono
sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato. Quindi il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe concluso il contratto. Quindi il legislatore che cosa ci dice? Che il dolo consiste in una serie di raggiri. I raggiri cosa sono? I raggiri sono degli artifici, sono delle macchinazioni. Ulpiano definiva il dolo una macchinazio, delle macchinazioni volte a che cosa? Volte ad addivenire, a convincere, truffandola, l'altra parte a concludere il contratto. Ma questi raggiri su cosa devono incidere? Questi raggiri devono essere idonei ad integrare, a far cadere in errore l'altra parte. Che vuol dire far cadere in errore l'altra parte? Vuol dire che questi raggiri devono essere tali da ingenerare nell'altra parte una falsa rappresentazione della realtà. L'esempio classico lo abbiamo fatto al corso con l'ipotesi della bigiotteria, no? Voglio comprare un anello d'oro alla mia fidanzata, ma evidentemente, dato che non sono esperto della materia, mi reco in un negozio di bigiotteria. Guardo questi anelli, ho qualche dubbio sul se siano d'oro o meno. Si avvicina il commesso che capisce che sono un po' pollo e mi comincia a dire: guardi, questa è un'offerta straordinaria, da nessun'altra parte troverà anelli d'oro a questo prezzo, il prezzo dell'oro è in discesa, quindi è il momento di comprare. Mi convince che quelli sono anelli d'oro, mi convince a concludere il contratto. Questo contratto è un contratto annullabile per dolo. Perché? Perché attraverso i raggiri del venditore, in questo caso è un contratto di vendita, ma vale per qualunque contratto, attraverso i raggiri il venditore è riuscito a convincere me, contraente, l'altra parte, il soggetto ingannato, il deceptus, dicevano i romani, di una falsa rappresentazione della realtà, cioè sono riusciti a convincermi di una cosa che non è vera. Tecnicamente, appunto, si chiama falsa rappresentazione non vera della realtà. Adesso, quando è che il dolo è causa di annullamento del contratto? Lo dice l'articolo 1439, primo comma. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando esso è determinante per il consenso. Che significa determinante? Significa che laddove tu non avessi realizzato questo dolo nei miei danni, laddove tu non mi avessi raggirato, io non avrei concluso il contratto. Quindi per ottenere l'annullamento del contratto a titolo di dolo, devo dimostrare che il tuo raggiro è ciò che mi ha convinto a concludere il contratto. E che se tu non mi avessi raggirato, io il contratto non l'avrei concluso. Esempio, vi voglio vendere questo cellulare e vi prospetto tutta una serie di qualità, vi prospetto tutta una serie di utilità, di funzioni che questo cellulare in realtà non ha. Vi traggo un inganno, voi lo comprate. Adesso, se per voi queste utilità sono essenziali, cioè vuol dire che voi non avreste proprio comprato questo cellulare, se il cellulare non aveva queste utilità, potete chiedere l'annullamento del contratto, perché quel dolo è determinante. Se invece per voi queste utilità erano importanti, ma non erano determinanti, perché avreste comprato comunque questo cellulare, anche se ad esempio non aveva il contapassi, non aveva il contachilometri, non aveva l'indicatore di battiti cardiaci, allora il dolo non è determinante. Problema qual è? Che voi magari l'avreste sì comprato comunque, ma l'avreste pagato di meno. Se vi dico che ha tutte queste qualità, voi lo pagate 800 euro. Se vi dico la verità, magari voi dite sì, lo voglio comprare, ma voglio pagarlo 500 euro. Avete diritto al risarcimento del danno differenziale? Cioè della differenza tra prezzo che avete pagato e prezzo che avreste pagato? La risposta è sì. Ai sensi dell'articolo 1448, il dolo incidente sia quando il dolo non è determinante ai fini del consenso, cioè il soggetto avrebbe comunque contratto,
ma avrebbe contratto a condizioni diverse, ha diritto al risarcimento del dolo differenziale, cioè della differenza tra quello che ha pagato e quello che avrebbe altrimenti pagato. Ovviamente al corso abbiamo prospettato tutta una serie di questioni problematiche sul dolo, il problema della differenza tra dolus bonus e dolus malus, il problema dell'ipotesi in cui il contratto concluso con dolo è frutto di un reato di truffa, truffa contrattuale, e capire allora se quel contratto è nullo, come dovrebbero essere i contratti contrari a norme imperative, e la truffa, come tutti i reati, è una norma imperativa, ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, del Codice Civile, oppure se è il contratto annullabile, come sembra. E ancora abbiamo affrontato tutta la problematica del dolo del terzo. Chiaramente in questa sede non possiamo fare tutto ciò e andiamo direttamente alle questioni problematiche. Qual è la prima questione problematica posta dalla traccia? Ci si chiede se la condotta posta in essere da Tizio, da Caio, chiedo scusa, possa integrare la nozione di dolo o meno. Perché la questione è controversa? La questione è controversa perché che cosa ha fatto Caio da un punto di vista oggettivo? Caio non ha fatto nulla da un punto di vista oggettivo. Caio ha omesso di comunicare una determinata circostanza all'altro soggetto, quindi eventualmente la sua condotta è stata una condotta di tipo omissivo. Adesso domanda, ma una condotta omissiva può integrare o meno il dolo? E cioè è possibile immaginare dei raggiri che si realizzano mediante un'omissione? Il silenzio posto in essere da Caio può essere considerato raggiro ai fini dell'integrazione del delitto di dolo? Perché storicamente la giurisprudenza diceva di no. Storicamente la giurisprudenza, nel parlare di artifizi e raggiri, parlava sempre di condotte attive e del resto Ulpiano definiva il dolo come la machinatio ad circumveniendum, machinatio l'idea di una condotta attiva, di una condotta commissiva. Orbene, la giurisprudenza negli anni ha sicuramente aperto le porte al dolo omissivo, però con delle precisazioni, e cioè è sufficiente il mero silenzio? È sufficiente la mancata informazione? È sufficiente il fatto che Caio non abbia informato Tizio dell'esistenza del diritto di recesso, benché Tizio non è che gli avesse mai chiesto nulla a proposito? Risponde la Cassazione. Cassazione 11.009 del 2018, che viene poi ripresa da Cassazione 11 605 del 2022. Secondo queste sentenze, il dolo omissivo rileva quale causa di annullamento del contratto solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato a realizzare l'inganno perseguito. Pertanto, il semplice silenzio non costituisce causa invalidante del contratto. Quindi la Cassazione afferma che il dolo omissivo è in teoria possibile, però contestualmente vi dice sì, in teoria lo è, ma attenzione, non basta il mero silenzio, non basta la mera reticenza. È necessario che quel silenzio sia stato un silenzio premeditato e preordinato, parte di una macchinazione volta effettivamente ad ingannare l'altra parte. Alla luce di questa Cassazione è un po' complesso immaginare che la mancata comunicazione dell'esistenza del diritto di recesso potesse effettivamente essere considerata un dolo. Quindi già rispetto a questa prima questione problematica, la tesi avanzata da Tizio
da tizio è un po' difficile da sostenere. Voi potete farlo ovviamente nel vostro compito, però la strada non è proprio in discesa, perché non è semplice dimostrare che il silenzio di tizio abbia integrato la nozione di dolo. Seconda questione problematica. Ma siamo sicuri in ogni caso, pur volendo ipotizzare che la condotta posta in essere da Caio, scusate, non da Tizio, sia una condotta integrante il dolo omissivo, va bene? Ma siamo sicuri che Tizio abbia diritto ad avere tutela? Perché la traccia ci tiene ad evidenziare un fatto importante, e cioè il fatto che Tizio non ha chiesto di prendere visione del contratto. Nonostante, come poi dice la traccia al penultimo capoverso, leggetela tutta tutti con attenzione la traccia, nonostante la circostanza relativa all'esercizio o meno di quel diritto di recesso è una circostanza fondamentale, determinante per il consenso da parte, di Tizio. E allora qui il problema che ci si pone è: ma se è una circostanza così importante, com'è possibile che non hai chiesto a Caio una copia del contratto di locazione? Sei stato evidentemente negligente, poco accorto. E quindi sei stato ingannato sostanzialmente da Tizio, ma sei stato ingannato sostanzialmente, scusate, da Caio, ma ti sei fatto ingannare perché tu sei stato particolarmente poco attento. Tu sei stato particolarmente poco diligente. Adesso, la tutela prevista dall'ordinamento in tema di dolo, cioè l'annullabilità, scatta anche in favore di colui che si sia fatto ingannare perché è stato particolarmente poco attento? O scatta solo in favore di colui sì che si è fatto ingannare, ma perché, pur avendo prestato l'ordinaria diligenza, è cascato nella trappola dell'altra parte? Si pronuncia anche sul punto la Cassazione. Cassazione 1585 del 2017, secondo cui il dolo può essere causa di annullamento del contratto solo se quegli artifizi, quei raggiri erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, perché l'affidamento non può ricevere una tutela giuridica se fondato sulla negligenza. E allora, ragazzi, è probabile, non ci sono certezze, ma dico è probabile, che la condotta posta in essere da Tizio, porto tutte le sedie di qua, quelle là che vanno messe, le due bianche e le due rosse. La condotta, una rossa ce l'ho io adesso, la condotta di Tizio sia stata una condotta poco diligente. Perché poco diligente? Perché evidentemente non ha neanche chiesto una copia del contratto. E allora siamo deboli sia, e porta di questa qui, siamo deboli sia rispetto alla prima tesi quella relativa alla sussistenza in questo caso di un dolo omissivo, sia rispetto alla seconda, perché anche se c'è dolo omissivo, noi siamo stati poco diligenti. Ovviamente, ma per questo vi rimando al webinar sulle tecniche espositive, noi difenderemo comunque il nostro assistito, dopo avergli spiegato che lo stato dell'arte della Cassazione però non è a noi favorevole. Non è a noi favorevole, piano, non è a noi favorevole, perché queste due bianche là, queste rosse di qua, non è a noi favorevole perché evidentemente la Cassazione tende a essere sul punto piuttosto stringente. Allora, io ho concluso, adesso se ci sono delle domande rispondo, altrimenti passiamo al diritto penale. Grazie. E l'altra è bianca là. Sì, le posso ripetere, Simone. Allora, ho citato rispetto alla prima problematica Cassazione 11.009-2018 e Cassazione 11.605-2022. Rispetto alla seconda questione
invece problematica, ho citato la 1585-2017. Sulla responsabilità precontrattuale e sul lucro cessante posso accorpare le domande e rispondere ad entrambe. Allora, bisognerebbe immaginare un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ad opera di Caio che però non sia, non integri in altre parole un dolo, ma rappresenti una violazione generica del 1337. O meglio, del 1338 per la verità, perché siamo dinanzi ad un contratto che è concluso e, come avete capito, è valido. Una sorta, se vogliamo, di una sorta di contratto valido, ma non perfettamente conforme alle aspettative delle parti. È un po' complesso, onestamente, agire in questo senso. Io dubito che avrebbe potuto avere tutela il vostro assistito. Dolo incidente no, perché non c'è dolo. Vedi la differenza tra dolo ordinario 1439 e dolo incidente? È solo un problema di determinatezza. Cioè, se il dolo è determinante ai fini della conclusione del contratto, scatta il dolo normale, quindi annullamento. Se il dolo non è determinante, ma incide solo sul quantum della prestazione, il dolo è incidente. Qui che il dolo sia determinante non c'è dubbio, perché ce lo dice lui stesso nella traccia. Quindi il dolo è determinante. Il problema che invece ci dobbiamo porre è: ma siamo sicuri che questo è un dolo? Che questo raggiro rientri nella nozione di dolo? La sensazione è che questa sicurezza, per quanto vi ho detto prima, non c'è. Quindi anche la strada per un ipotetico risarcimento del danno in ipotesi di responsabilità precontrattuale è molto molto complesso, e così facendo ho risposto anche a Simone. Una violazione della responsabilità precontrattuale c'è, a me sembra molto difficile poter aprire la strada a un risarcimento del danno. Non citate però il 1337, perché il 1337 è un'ipotesi di responsabilità precontrattuale nelle ipotesi in cui il contratto non si è concluso. Le famose trattative dei faticanti, inutili, danno emergente, lucro cessante. Qual contratto si è concluso e come? Quindi al massimo date un'occhiata al 1338. Pubblichiamo la traccia di penale, poi se vedessi altre domande di civile vi rispondo, eventualmente anche in differita, senza problemi. La traccia di penale è stata pubblicata, figurati Simone. Ne do lettura. Nel 2021 Tizio e Caio si accordano per svaligiare la casa di Sempronio e pertanto in data 20 gennaio 2021, Giorgio ti rispondo poi per iscritto, si recano presso la stessa, credendola vuota. Quindi Tizio e Caio vogliono fare un furto a casa di Sempronio, si recano a casa di Sempronio pensando che è vuota. Tizio resta fuori dal cancello d'ingresso del condominio per verificare che Sempronio non faccia ritorno. Quindi sostanzialmente abbiamo Tizio che è il palo di questo furto in casa, mentre Caio, salite le scale, si sistema fuori la porta d'ingresso di casa di Sempronio. A questo punto Caio, dopo aver rapidamente forzato la serratura, quindi siamo dinanzi a un furto con scasso, anche se poi vedremo che questo è un tentato furto, furto domiciliare e con scasso, entra nell'immobile e viene immediatamente visto da Sempronio, che era in casa, il quale gridando al ladro gli corre incontro. Voi sapete che è un grande classico, se io vedo un ladro a casa mia, me ne accorgo, non è che scappo via, gli corro incontro gridando al ladro, sperando ovviamente che questi scappi. Per tutta risposta, invece, povero Tizio, povero Sempronio, scusate, Caio afferra un coltello aprilettere collocato su un mobile e rifila diverse coltellate al costato di Sempronio, gridandogli ti ammazzo. Cioè, che cosa vuol dire? Che vistosi assalito, vedendo che il derubato gli si rivolgeva contro, il simpatico ladro ha preso un coltello aprilettere da un mobile
accoltellato, ha tirato diverse coltellate al costato, quindi qui di Sempronio, gridandogli addirittura ti ammazzo, ok? Fatto ciò, Caio scappa via, inseguito da Tizio, mentre Sempronio viene portato in ospedale, dove viene miracolosamente salvato dal chirurgo Demetrio. Quindi, dopo le coltellate, i due scappano via. La traccia non vi dice se Caio è riuscito a derubare Sempronio, quindi sicuramente non è corretto parlare di furti consumati, ma piuttosto di tentati furti. All'esito di un regolare processo, nel marzo del 2023, Tizio e Caio vengono condannati alla pena di anni 18 per concorso di persona nei delitti di tentato omicidio e di furto pluriaggravato. Poi vedremo da cosa. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, dovete difendere solo Tizio e non anche Caio, individui i profili di responsabilità penale eventualmente addebitabili al suo assistito. Cerchiamo allora di individuare quelle che erano le questioni problematiche. La prima questione problematica attiene evidentemente alla condotta realizzata da Caio. Perché vedete, Caio è stato condannato per tentato omicidio, ma come la giurisprudenza ci ha spiegato plurime volte, non è semplice distinguere tra il tentato omicidio e il reato di lesioni. Perché vedete, sotto un profilo oggettivo, il tentato omicidio e il reato di lesioni sono reati potenzialmente identici. Hai dato delle coltellate a una persona, quindi hai leso la salute di quella persona. Come possiamo decidere se è giusto condannare una persona per tentato omicidio e non per lesioni? Quindi dobbiamo capire se è giusto che Tizio e Caio rispondano di lesioni e non di tentato omicidio. Ma soprattutto la questione più interessante riguarda evidentemente Tizio. Infatti io vi faccio difendere Tizio e non vi faccio difendere Caio, ovviamente. Perché ragazzi, che Caio debba rispondere del reato che ha commesso una volta entrato in casa di Sempronio, che sia tentato omicidio o che sia lesioni, nessuno ne dubita. È chiaro che c'è un reato. Il problema è che noi vogliamo far rispondere, o meglio, che un giudice ha condannato per quel reato non soltanto Caio, ma ha condannato evidentemente anche Tizio. Il problema è che Tizio era fuori dal cancello d'ingresso, era lì a fare da palo ed era a fare da palo non ad un tentato omicidio, non era a fare da palo a delle lesioni aggravate, era andato per fare da palo ad un furto. È andato per fare da palo a un furto e si trova condannato per tentato omicidio. Dobbiamo chiarire e capire se c'è un qualcosa di possibile o meno. Ovviamente, ragazzi, al corso abbiamo fatto una ricostruzione completa del concorso di persone, che chiaramente non posso fare in questa sede. Quello che dovete capire è questo, che sia nel 110 concorso di persone normale che nel 117 concorso di persone con qualifiche diverse, noi ci troviamo sempre dinanzi a delle persone che tendenzialmente hanno realizzato condotte uguali o che comunque hanno realizzato il delitto che volevano realizzare. E quindi evidentemente abbiamo persone che volevano rubare e hanno rubato, che volevano commettere il reato di peculato e hanno commesso il reato di peculato, che volevano uccidere entrambe e volevano uccidere. Questo invece è un concorso peculiare, detto concorso anomalo, perché i due si erano accordati per commettere un reato, benissimo, ma quale reato? Il furto. Un furto aggravato perché in abitazione, perché con scasso, va benissimo, ma non si erano accordati per commettere un omicidio. Caio è entrato, ha visto la vittima e l'ha coltellato, benissimo. Caio risponde per omicidio, anzi per tentato omicidio perché non è morto, Sempronio, per fortuna di Sempronio e per fortuna di Caio. Ma Tizio, che invece è rimasto fuori a fare da palo, e per quanto ne sapeva lui stava facendo da palo a un furto, ed è per quello che era andato a fare da palo, è giusto che possa rispondere dell'omicidio?
E cioè, è pensabile far rispondere di omicidio volontario, o meglio, in questo caso di tentato omicidio, un soggetto tizio che non voleva uccidere? Possiamo far rispondere per dolo, perché il tentativo di omicidio richiede il dolo di omicidio, ti voglio uccidere, un soggetto che al 100% non voleva uccidere, ma voleva soltanto derubare Semprone. È un problema annosissimo, che chiaramente non possiamo sviluppare in questa sede. Sappiate ovviamente che il legislatore penale ha previsto a tal proposito l'articolo 116 del codice penale, secondo cui, qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questo ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione. Quindi, quando il reato commesso è diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, perché Tizio voleva il furto, invece qua il reato commesso è stato il tentato omicidio, se il reato è diverso, anche chi non voleva il reato commesso, anche chi non voleva l'omicidio, cioè Tizio ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione. Corso abbiamo fatto tutta un'amplissima panoramica sulla responsabilità oggettiva, che come sempre qui per ragioni di tempo non posso fare. Ma sappiate semplicemente che il 116 era immaginato dal legislatore fascista del 1930 come un'ipotesi di responsabilità oggettiva. E cioè sostanzialmente, ai sensi del legislatore del 30, Tizio andava condannato per tentato omicidio anche se lui non aveva mai voluto e non avrebbe mai voluto uccidere. Ma lo condanniamo per tentato omicidio soltanto perché con la sua condotta di palo ha dato un contributo eziologico all'omicidio. È evidente perché se non fosse stato lì a fare da palo, Caio non sarebbe entrato in casa e quindi non avrebbe tentato di uccidere Semprone. Quindi responsabilità da mero nesso eziologico. Ti punisco soltanto perché con la tua condotta hai contribuito a realizzare l'evento. Ma non mi interessa che tu quel reato omicidio non lo volevi. Ti punisco comunque per omicidio. Questa è l'impostazione del legislatore del 1930. 116, ti punisco per il reato maggiore benché tu il reato maggiore non volessi realizzarlo. Oggi però il 116 è interpretato dalla giurisprudenza in modo molto più stringente. Perché? Perché è entrata in vigore nel frattempo la Costituzione repubblicana nel 48, che l'articolo 27, comma primo, ha previsto che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che evidentemente per poterti condannare per un determinato delitto, io devo provare che rispetto a quel delitto tu sei in dolo o quantomeno in colpa, altrimenti non ho la possibilità di punirti per quel delitto che hai realizzato. E allora la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della Costituzione, per evitare che il 116 venisse dichiarato incostituzionale, perché norma che ti punisce a titolo di responsabilità oggettiva, quindi per una responsabilità non personale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, quella giurisprudenza ha cercato di salvare il 116. E allora la giurisprudenza oggi che cosa dice sul 116? Su tutte vorrei citare Cassazione 306, ripeto, 306 del 2020. Dice: perché un soggetto possa rispondere dell'evento non voluto ai sensi del 116, non basta che esista il nesso eziologico tra la condotta e l'evento, quindi non basta una mera responsabilità oggettiva, serve un altro elemento. Cioè è necessario che il reato non voluto dovesse essere almeno prevedibile dal soggetto che non lo voleva. E cioè dice questa giurisprudenza, in buona sostanza,
Io voglio punire Tizio per tentato omicidio, anche se lui non voleva tentare di uccidere Sempronio. Lui era lì per fare un furto, non altro, per fare da palo a un furto. Lui non voleva la morte di Sempronio, ma io lo posso punire per tentato omicidio, però, a patto che quell'evento, quel reato maggiore, le domande le facciamo dopo, vi do uno spazio per le domande, fosse prevedibile. Che vuol dire prevedibile? Vuol dire che colui che materialmente non ha realizzato e non ha voluto il reato maggiore, cioè Tizio che stava fuori a fare da palo, doveva poter prevedere l'escalation criminosa. E quindi doveva effettivamente poter immaginare che al furto conseguisse effettivamente l'omicidio. E doveva poterlo immaginare su un giudizio che partiva dal dato concreto. Poi, quando andiamo a tirare le somme nelle questioni problematiche, capiamo che cosa vuol dire. Per ora sappiate che il 116 oggi si interpreta nel senso di ritenere che colui che non voleva il reato maggiore risponde comunque del reato maggiore realizzato dal suo complice, se lui poteva prevedere che il suo complice lo avrebbe realizzato. Esempio classico, furto-rapina. Io mi metto a fare da palo ad un complice che deve eseguire un furto con destrezza. C'è una persona che sta in metropolitana, ha il portafoglio in tasca, come ce l'ho io, e questo ladro con destrezza dovrebbe infilare la mano e prenderlo. Il ladro infila la mano, io lo blocco, parte una colluttazione, il ladro mi dà un pugno in faccia. Mi rompe il naso, va bene? Reato di lesioni. Il palo deve rispondere di lesioni o meno. Il palo voleva fare da palo a un furto e quindi voleva rispondere eventualmente di furto, non di lesioni. La Cassazione dice che in questi casi è prevedibile che da un furto con destrezza si arrivi alle lesioni. Perché se il derubato si avvede del furto, è normale che ci sia colluttazione tra il ladro e il derubato. Chiaro? Tutto ciò premesso, guardiamo alla seconda questione problematica, poi le risolviamo ovviamente, noi le stiamo solo impostando. Il problema del reato per cui è stato rinviato a giudizio, sono stati condannati anzi Tizio e Caio. Di furto non parliamo, ne abbiamo parlato al corso, non ne posso parlare qua. Ovviamente è un tentativo di furto pluriaggravato, non è un furto pluriaggravato consumato. Ma rispetto al reato di omicidio o di tentato omicidio, qual è il problema che viene posto dalla traccia odierna? Il problema riguarda il tentativo. Perché? Perché vedete, che cosa differenzia il reato di furto dal reato di lesione? Il fatto che nel reato di furto la vittima perde la vita, nel reato di lesioni la vittima subisce delle lesioni alla sua salute ma resta in vita. Ma se l'omicidio non è consumato, se l'omicidio si ferma alla fase del tentativo, qual è la differenza tra un tentato omicidio e delle lesioni? Vedete, da un punto di vista oggettivo, non c'è nessuna differenza tra un tentato omicidio e delle lesioni. Perché? Perché io ti ho dato tre coltellate al costato. Ora, le tre coltellate al costato possono sia integrare una fattispecie di tentato omicidio che una fattispecie di lesioni gravi. Cos'è che differenzia le due norme? La differenza sta ovviamente, come potete capire, nell'animus che muove la mano, in questo caso la lama, direi, del soggetto agente. E allora, se il soggetto agente voleva uccidere, quindi se Caio voleva uccidere Sempronio, allora deve rispondere di tentato omicidio. Se Caio non voleva uccidere Sempronio, ma gli voleva solo far del male, allora è giusto che risponda di lesioni. Come facciamo a sapere qual è la strada giusta in questo caso? Diciamo che una buona indicazione ci viene dalla Cassazione.
Abbiamo Cassazione 49.09 del 2017 e Cassazione 11.928 del 2019. Secondo queste due Cassazioni, il reato di tentato omicidio si distingue da quello di lesioni personali per il diverso atteggiamento psicologico dell'agente. E per operare questa distinzione bisogna valutare in base alla parte del corpo attinta dall'azione, all'idoneità dell'arma impiegata e alle modalità utilizzate. Qui dobbiamo guardare a che parte ti ho colpito, perché se io sto usando un coltello, se ti colpisco al costato, beh, tendenzialmente vuoi uscirti, o allo stomaco, o alla gola, peggio ancora. Se ti colpisco sul sedere, è molto più probabile che ti voglio fare del male piuttosto che uccidere. Quando eravamo ragazzini, ricordo un periodo in cui erano, non dico frequenti, non voglio esagerare, ma non era così raro che ci fossero delle coltellate, ma appunto si davano sul sedere normalmente, quindi una lesione grave, ma non una voglia di uccidere. Contestualmente si deve guardare all'arma impiegata. Una cosa è che io vengo da te con un bastone, con una mazza da baseball, che normalmente sono indicativi del fatto che voglio farti del male, ma se vengo con un coltello affilato, per non parlare di una pistola, è molto più probabile che voglio ucciderti. Ma anche lì, ricordate il periodo durante gli anni di piombo delle gambizzazioni, quando non si sparava per uccidere, o comunque non si sparava solo per uccidere, ma alcune vittime venivano sparate alle gambe, perché si voleva gambizzarle. Quindi sostanzialmente la Cassazione dice che bisogna guardare sempre comunque alle modalità. E allora, se dobbiamo guardare alle modalità, è molto probabile che in questo caso dovremmo configurare effettivamente il tentato omicidio. Puoi far scrivere sulla pagina, tanto penso sia tutto a posto, che però da un Facebook che accede alla pagina senza problemi, scrivilo da qua se vuoi, che iniziate a 40. No, è già messa, devi solo accedere. Scusa. Eccoci qua. Vai. Che iniziate alle 13.40. La vostra diretta inizia alle 13.40. Alle 15.40, ovviamente. 16.40. Quindi questa è la distinzione che c'è tra l'omicidio tentato e le lesioni gravi. In questo caso la sensazione è che siamo dinanzi ad un tentato omicidio. Seconda questione problematica, quindi posto che tendenzialmente Caio deve rispondere di tentato omicidio, ma è giusto far rispondere anche Tizio di tentato omicidio? Allora, non è che c'è una Cassazione esattamente che risolve la problematica. Diciamo che la Cassazione oggi, e ne cito un'altra oltre a quelle citate prima, Cassazione 49 443 del 2018. Diciamo che la Cassazione oggi tende a dire che, per esempio, dinanzi alla fattispecie furto-rapina, deve ritenersi quasi intrinseca, grazie mille, la pericolosità, e cioè sostanzialmente la prevedibilità, chiedo scusa, e cioè se un soggetto agisce per derubare, bisogna ritenere prevedibili che dal furto si degeneri nella rapina. Per grazia non basta, non serve pochissimo. Io provo a rubarti il portafoglio, tu mi blocchi la mano, io per divincolarmi ti do un pugno. Già siamo arrivati alla rapina. Ci vuole un istante. Sì, felice l'abbiamo affrontata prima, ma la lezione resta registrata, quindi la puoi ascoltare dopo senza problemi. Chiaro? E quindi dice la Cassazione, Cassazione 49.443-2018, se il raffronto è furto e rapina, nulla quaestio, la rapina è sempre uno sbocco prevedibile del furto. Ma in questo caso, furto tentato omicidio, è possibile immaginare una sorta di prevedibilità in concreto? Allora, la risposta non c'è, non è che c'è la Cassazione che dice sì o no. Diciamo che è un po' più complesso, perché per grazia di nostro Signore la quasi totalità dei furti che vengono realizzati non degenera in un tentato omicidio.
Il furto degenera spesso in rapina, ma quella rapina, la violenza di quella rapina non ha un'intensità tale da divenire al tentato omicidio. Quindi diremo che normalmente la sensazione è negativa. Chiaramente il giudizio di prevedibilità, come sapete, va fatto in concreto. E quindi, ad esempio, se io vado a rapinare con Caio e so che Caio è un pluriomicida che si trova per non so quale motivo a piede libero, allora in questo caso, magari è prevedibile. Allora in questo caso, dopo Felice, cioè mo stiamo facendo penale, quando batti a riascoltare la diretta e vedi tutto. Allora in questo caso non è complesso immaginare che rispetto all'omicidio potesse effettivamente esserci prevedibilità, ma in un caso classico, furto, omicidio volontario, io non mi sentirei di parlare di volontarietà. Quindi mi sembra molto difficile poter pensare che Tizio possa essere chiamato a rispondere di omicidio volontario, di tentato, chiedo scusa, omicidio volontario. Chiaramente la questione è aperta e a voi fa solo del bene questa cosa perché può essere sicuramente un motivo di impugnazione. Voi sicuramente rispetto alla condanna che ha ottenuto il vostro assistito potete intanto valorizzare il fatto cercare di valorizzare il fatto che in ogni caso non è corretto parlare di omicidio, ma bisogna parlare di lesioni. E in secondo caso valorizzerete il fatto che quelle lesioni, peraltro gravissime, non erano sbocco prevedibile del furto. Quindi chiedete che il soggetto risponda solo di tentato furto pluriaggravato, ma non risponda mai dell'omicidio o delle lesioni gravissime procurate da Tizio a Sempronio. Chiaramente, laddove ciò non sia possibile e laddove il giudice insista, quindi motivo subordinato di appello con il 116, e quindi insista per farmi rispondere di concorso anomalo nell'omicidio, nel tentato omicidio o di concorso anomalo nelle lesioni gravissime, quantomeno chiederò un'attenuazione della pena ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, che prevede la possibilità di diminuire la pena per il concorrente che non voleva commettere il reato. Sulle aggravanti io non vedo grossa strada. Mi sembra che il furto sia stato pluriaggravato correttamente. Il problema è che questo non è un furto consumato, è un furto tentato, quello sì. Ma sulle aggravanti del furto invece io credo ci sono, è un furto domiciliare ed è un furto con scasso e la traccia non ti dà modo per sfuggire. Quindi 624 bis, furto aggravato, 625, se non mi sbaglio, secondo, furto con scasso, sì, no, 625, primo numero 2, furto con scasso, quando sono cumulate si applica il 624 bis, terzo, pena da 5 a 10 anni. Io ho finito. Domanda di Pasquale. Il fatto che Tizio doveva verificare il ritorno di Caio può essere valutato a suo favore. Non era prevedibile la sentenza di Sempronio in casa. Beh, non era prevedibile, non è detto che non era prevedibile, non l'hanno prevista loro. Sono stati magari anche loro poco accorti. Non è un dato che tira fuori in alcun modo Tizio da responsabilità. L'elemento fondamentale è che Tizio è andato a fare da palo ad un furto domiciliare e si è trovato ad essere complice di un omicidio, di un tentato omicidio. La formula assolutoria che chiederemo nell'appello rispetto al tentato omicidio sarà quindi perché l'imputato non lo ha commesso. In realtà tu chiederai perché il fatto non costituisce reato, perché non è un tentato omicidio secondo te, ma è una lesione gravissima e in subordine riqualificano come lesione gravissima, però ti rimando sempre al webinar sugli aspetti processuali. Giada, ma posto che l'azione di Caio sia progredita in una condotta violenta per procurarsi probabilmente in pulita e fuggito, si trasforma tutto in tentativo di rapina impropria. Il fatto che il tizio abbia minacciato il proprietario di casa dicendo ti ammazzo non può essere indice di animus necandi. La risposta è sì sul problema di animus necandi. Tanto è vero che abbiamo detto che probabilmente questo è un omicidio, è un tentato omicidio. Infatti quella Cassazione che ho citato, quando
quando parla di quando si chiede se debba essere tentato omicidio o debba essere lesioni gravissime, dice che è importante anche lo scambio di parole resa tra i due soggetti. E quindi il fatto che abbia detto ti ammazzo, nella Cassazione che vi ho citato diceva ti sgozzo, è sicuramente un indice rilevante della volontà di uccidere. Le date avevano importanza? No, ho detto all'esito di un regolare processo, quindi dovete immaginare che tutto è andato a posto. Perché non rapina quale configurazione della fattispecie iniziale? Perché effettivamente essi sono andati a realizzare un furto pluriaggravato, non una rapina. E quindi Tizio, chiedo scusa, Tizio, sì, Tizio, il vostro assistito, di base deve rispondere di un furto. Perché Tizio è andato per commettere un furto, non per commettere una rapina. Chiaro? Quindi anche qua, se voi volete imputare un altro delitto a... mannaccia con i nomi, un altro delitto a Tizio rispetto a quello che ha compiuto, dovete sempre e comunque farlo ai sensi del 116. Lui è andato per commettere un furto, non una rapina. La rapina è stata realizzata in uno col tentato omicidio dal suo complice. Chiaro? Ragazzi, io purtroppo devo staccare perché tra 2 minuti vanno in diretta i miei colleghi che vi parleranno di concorsi pubblici. Voi comunque fate tutte le domande che volete per iscritto e io poi vi rispondo con calma, va bene? Non vi perdete tra 2 minuti la domanda simulazione prove per concorsi pubblici. Io vi saluto e vi auguro buon weekend. Arrivederci.